questo, è incredibile. Si vede partito bene. Senti, sei contenta? Abbiamo fatto passare la tua canzone, tutta si ha come per Baglioni a Sanremo. No, dico questo pezzo, hai fatto il botto, hai fatto i soldi finalmente, no? Con questo pezzo, no, dico il pezzo ha avuto un sacco di successo, per. Sì, sì. Ti sei contenta? Sì, no, ho fatto il disco d'oro 2 giorni fa, sono molto. Signori, disco d'oro, disco d'oro! Però so che oltre alla canzone tu stai proprio incidendo un album. Sì, c'è la differenza tra disco e album. Sì. Esatto. Questo album mio, correggimi se sbaglio, ho saputo che tu lo stai incidendo di notte, cioè dormi di giorno e registri di notte. Ma perché? Perché lo studio viene meno di notte, perché? No, ma che? Non no, una cosa no, rossa, no, perché mi diverto, cioè più c'è più atmosfera. Ah, cioè hai tra ispirazione. Sì, io preferisco la notte. Dalle 9 alle 10 del mattino di solito facciamo. Dalle 9 alle 10 del mattino, sì. Non è notte. No, dalle 9 di sera alle 10 del mattino. Ah, mezza! Sì, tutta la sera. Infatti sono tornata e non so, cioè, mi sono fatta appunto il latte di soia, così sono bella carica. Ah, perché il latte di soia? Lo so. No, a me. Sì? No! No. Mi carica, mi fermenta un po', e sì. È da studiare. Poi cioè, questa reazione chimica. Ma secondo me è per me in realtà. Solo a te. Sì. Senti, Elettra, io a Rolling Stone recentemente hai rilasciato un'intervista proprio per questa tua nuova carriera musicale. Mi hai rilasciato una dichiarazione che mi ha colpito, che la regia di andare con il titolo. Come sono puritano, Gioia. In effetti. Sì. Vabbè, ascolta, io non mi metto in reggitreno. Ma perché? In reggitreno? Sì. Okay. Perché non mi. Ah, non hai reggitreno? No, però. Voglio dire, c'è il piercing, quindi si vede, cioè ping, capito? Sì. Però non lo metto perché non lo voglio mettere. Ping lo fa anche a me, però. Però come vedete sono molto puritana. No, ma stai benissimo, non ne hai bisogno in effetti. Ma quello che voglio sapere è, capisco stancarsi dei salotti. A me personalmente tette e culi invece non stancano mai, quindi volevo capire. No, quello neanche a me. Ah, ok, ok. No. Però hai annunciato sostanzialmente una svolta. Beh, aspetta, cioè tu quando vai ai salotti inizi a parlare, ah, perché quello sei fatto quello, questo, questo. Naturale, bitches. Signori, cioè, in questi casi si chiede di poter toccare. Ma io non avevo nessun problema perché non c'è spiccone, Gioia. Hai detto che non c'è nessun problema? Aspetta, sei fidanzato? Stasera no. Ah, allora no, perché io sono molto rispettosa in queste cose. E poi comunque non ti farei toccare così, cioè io non sono mica una semplice, bello. Ok, no, va bene, d'accordo. Guardare ma non toccare, una cosa è parlare. È giusto. Notare, non mi ha dato il consenso, io non ho fatto niente, avete visto tutti, bene. Però comunque tu hai annunciato una svolta fondamentalmente, cioè noi siamo abituati, e ti seguiva prima un certo tipo di Elettra Lamborghini come personaggio pubblico, e adesso hai detto basta, io faccio musica. Io canto, sì. Questa musica tra l'altro è il reggaeton. Reggaeton? Sono il reggaeton, sì, che è un genere musicale veneto, perché il reggaeton. No, pazzo! No, non lo so, io non me ne intendo, no, sono no. Tutti ignoranti. Il reggaeton è musica latina. È musica latina? Sì, precisamente a Porto Rico, baby. Noi siamo appunto noi molto onorati di averti qui, perché ormai è una rarità, perché ormai tu in Italia la frequenti piuttosto poco, torni giusto per accarezzare i miei cavalli. Per accarezzare i tuoi cavalli, esattamente, perché per il resto tu ti sei. Non rischi di pagare per circolare negli Stati Uniti? No, perché questo. È bigiotteria, che è? No, però non suona.
No, 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 ma adesso non mi si danzi sull'acciaio, Trump. E che te lo di, non mi suona, fino a che non mi suona, mi va bene. Va bene, allora un po', finché Elettra non suona. Senti, ma la valigia per andare negli Stati Uniti l'hai fatta? Hai portato tutto? Stai ancora facendo scatoloni? No, ci siamo ancora. Non so tu come te la cavi a fare la valigia. Sei ordinato? No. Se metto, allora, prima di tutto per fare la valigia, prima devo fare la doccia, se no non te la faccio. È una cosa mia. E cioè, poi devi fare la valigia tutta pulita? No, devo fare la doccia vestita già. Come vestita? Lo so, è una brutta storia. Ci metto almeno un giorno a fare. No, un'ora. Se mi ti ho aspettato, no, sono sempre prima. 10 ore ce ne metto buone. Cioè, tu devi fare la valigia, ti vesti, entri in doccia e apri l'acqua. No, prima mi faccio la doccia, dove è stata pulita. Ah, ok. Tutta pulita. Ok, tutta pulita, fai il bidet e tutto a posto, perfetto. Devo fare la valigia. Poi mi trucco, okay. Se mi devo truccare, ma di solito vedi. Ah, trucchi, cioè, adesso mi sono truccata perché devo in televisione, però certo. Di solito io sono acqua e sapone, proprio zero. Assolutamente. Quindi. Acqua, sapone e piercing. No. Ok. È la combinazione. E poi mi vesto da come mi devo vestire il giorno dopo. Ok. Per partire esattamente. Ok. E poi posso fare la valigia. Ok. Vabbè, vuoi fare tu. Esatto, io voglio aiutare Alex Lamborghini a fare la borsa per gli Stati Uniti, oppure ci facciamo una doccia e la facciamo insieme, come ma vuoi. Stiamo andando a casa mia? No, aspetta, fa la valigia. No, me la preparo qui, ecco la valigia per gli Stati Uniti. Eppa! Per Alex Lamborghini. Va bene, no? Va benissimo. No, ma accomodati pure. Sì. Allora, apriamo insieme. Aiuto, c'è proprio qua dentro. Ma è meravigliosa. È identica ai tuoi glutei, quindi Ah, non c'è niente! No, adesso la riempio, Allora, ecco la valigia di Elettra Lamborghini. Allora, tu sai che gli Stati Uniti può essere anche un paese pericoloso. Vabbè, certo, sì. Allora, mi raccomando, la canottiera della salute antiproiettile, d'accordo? Che non si sa mai. Ma io scazzotto, non credere, sono una ragazza con le palle. E se ho capito, ma se arriva uno col fucile, comunque ti fa comodo, aggiungerei questa. Perché tanto negli Stati Uniti la puoi portare. Ma non sono mica Tomb Raider, che cosa fa? Guarda, però fidati, se frequenti le scuole americane ti conviene diventarlo, bene? Ok, e qui, fin qui siamo a posto. Poi. No, la non sono con me. Come ti sto facendo la valigia? Para ser tan, 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 tan. È pronta per gli Stati Uniti, signori, Poi, sai che prevalentemente stai a Miami, giusto? Miami è principalmente una città calda. Però il caldo può diventare anche atomico se Kim Jong-un sgancia l'atomica sugli Stati Uniti. Quindi io ti ho preparato questa tuta che puoi mettere, vedi? Wow. È una tuta antinucleare. Ok. D'accordo? E tu la puoi indossare qualora il clima si dovesse. Beh, ci puoi mettere dei piercing anche qua, la puoi personalizzare. Ok? Ok, questa poi voglio vederti a chiudere la valigia, ma insomma, tanto non voli in economy, no? Quindi. No. Ma non mi devi una mano tu? Non mi stavi dando una mano tu? Infatti non ci sto dando una mano. Sto mettendo tutto io dentro, Poi, se ti vuoi uniformare alle mode americane, cioè la tinta di capelli arancione. Ah, mi sono presa paura, pensavo fosse altro. Ok. Pensavi che fosse altro. Gelatina strana, ho detto, ma no. No, che gelatina strana. No, non so che gelatina abbia visto tu, Elettra, nella tua vita. Poi, se ti vuoi fare un muro con il Messico, c'è qui la cazzuola, tieni. No, io amo il Messico. Lei ama, allora come e fa? E la pesadilla, io amo il Messico e Miami, cioè tra le due. Allora. E allora con la cazzuola smonti il muro. Se dovesse fare freddo, tieni un cappuccio per la testa, qualora dovesse far freddo, ok? Con questo bruci un nero e ti scaldi. Voilà. E poi, per finire, mi raccomando, Elettra, non dimenticare il passaporto. Ma per gli Stati Uniti ci vuole il passaporto russo, perché con questo entri dappertutto, anche alla Casa Bianca. Mi raccomando. Io. E la valigia, Elettra Lamborghini per gli Stati Uniti, è pronta. Beh, guarda, si chiude pure. Aspetta, c'è la cassuola. Più o meno. Grazie all'Elettra Lamborghini per essere stata nostra ospite. Grazie a te, Elettra. Torna in Italia. Il tuo paese ha bisogno di te. E dopo aver parlato con il corpo di Elettra Lamborghini, mi chiedo: gli italiani invece si curano del loro corpo? E se siccome fanno sport?